Vista la politica all'interno del Partito Democratico, in pieno contrasto con quella di Colonnella, poi Mario Colonnella ci dirà se c'è questo contrasto, e la sua figura contro Rossi e la sinistra, cos'è che non ha unito i due, cioè Colonnella e Rossi, per il rinnovamento della politica locale e per il Piceno? Vorrei aggiungere, c'è effettivamente un contrasto tra la segreteria provinciale del Partito Democratico e Pietro Colonnella, e magari anche Rossi, se vuole aggiungere un suo giudizio su questo, sulla leadership del PD provinciale. Cominciamo da Colonnella. Prego. Ma il Partito Democratico è un partito grande, dentro al quale ci sono, diciamo, anche sensibilità, opinioni diverse, anche in alcuni casi visioni diverse, sia nel campo infrastrutturale, come abbiamo detto. Non nego in questi anni di essere stato un po' in una sorta di minoranza all'interno di questo partito provinciale, ma detto questo, una minoranza non vuol dire che non fa parte, non condivide sia le responsabilità in positivo o negativo delle cose che si fanno. Io sono per un partito largo, plurale, dove dentro ci sono più sensibilità, piuttosto che diciamo andare fuori. O uno fa la propria battaglia all'interno, a volte ci riesce a spostare un punto di equilibrio, a volte no. Io sulla vicenda provinciale, per esempio, ho manifestato delle perplessità di una rottura che secondo me bisognava fare uno sforzo, naturalmente anche da parte di Rossi, non solo da parte del PD provinciale, per evitare questa rottura che ha portato alla vittoria della destra nella nostra provincia. E naturalmente, ripeto, quando uno è in minoranza a volte riesce a ottenere dei risultati, altre volte no. Diciamo che complessivamente però penso che il Partito Democratico sia un partito che dappertutto in Italia e nelle Marche rappresenta un punto di riformatore della politica italiana, al di là delle differenziazioni e delle sensibilità diverse. Volevo aggiungere, visto che abbiamo quasi un minuto, perché c'è stato proprio un articolo del nostro direttore pubblicato un paio d'ore fa, dove faceva notare anche una strana cosa: Pietro Colonnella ha invitato Fassino, non era presente ad esempio Paolo Perazzoli. Ieri cena con D'Alema di Paolo Perazzoli, l'altro candidato del PD, non era presente Colonnella. Cioè, sono cose normali, oppure questa rivalità interna in qualche modo fa male anche al partito, qui nel Piceno ma anche a livello nazionale? Ma io, per l'iniziativa con Fassino, segretario sa, abbiamo invitato tutti i candidati. Io ieri sera avevo un altro impegno elettorale già preso fuori, non potevo essere presente a quella iniziativa. Per sabato avrei gradito la presenza di tutti i candidati, evidentemente c'erano altri impegni. Comunque, in generale, io sono perché, al di là delle differenze che ci sono, si lavori collettivamente e unitariamente, senza che ognuno si faccia le cose per conto suo. Sono per integrare in un progetto comune le diverse sensibilità, ma questo problema delle diverse sensibilità è presente tutto sommato in tutti i partiti, non è solo un dato del Partito Democratico. Anche dentro Rifondazione Comunista si sono confrontate le mozioni di Ferrero con altre mozioni e ci sono state accentuazioni diverse. Anche scissioni. Non devono diventare cristallizzazioni e non devono diventare gruppi contrapposti, deve essere una dialettica che io spero fatta sui programmi, sui progetti, sulle sensibilità e non su questioni più di potere e più meno. Sono andati 5 minuti oltre. Rossi, su questo tema del Partito Democratico, che lei l'ha vissuto in qualche modo sulla sua pelle, perché non è stato ricandidato, e volevo aggiungere magari dal suo punto di vista se, tornando indietro, accetterebbe di rifare queste primarie che le erano state chieste per essere ricandidato. Io
sono candidato in queste elezioni dalla Sinistra Unita e questo mi fa molto piacere, nel senso che dietro il mio nome si sono ritrovati non solo Rifondazioni, Comunisti Italiani e diciamo Sinistra e Libertà, Sinistra Ecologia Libertà, quindi l'ispezione di una sinistra frammentata. Lo voglio sottolineare questo perché? Perché non è possibile che si passi da un lato a un frazionismo di questo genere, che io spero possa essere recuperato, ma a un altro estremo, che è quello di un partito, per esempio come il Partito Democratico, ma il PDL è la stessa cosa, dove dentro ci sono persone che si fanno una guerra che a volte è maggiore di quella che ci si fa da una forza politica all'altra. Una guerra che non sempre è sorda, una guerra veramente che non risparmia colpi e che disgusta i cittadini, molto più del frazionismo. Ma guardi, la cosa che più infastidisce è che dentro gli stessi partiti troviamo posizioni molto diverse, che orientano risorse, prospettive in modo diverso. Io allora non capisco più che cosa siano questi partiti, se così si assemblano. Sono delle, diciamo così, dei veicoli per portare nei palazzi qualcuno, oppure sono luoghi dove si incontrano persone che condividono una visione per il proprio territorio in generale e per il proprio paese e poi su questo si confrontano magari facendo sintesi. Io trovo che appunto questo è un elemento su cui riflettere. Io ho trovato toni tra il segretario Giorni e il candidato Canziani, che sono toni che sono molto più aspri di quelli che ci sono tra un candidato di un partito di estrema destra e un partito di estrema sinistra, perlomeno tra i sostenitori di questi candidati. Quindi mi pongo un interrogativo: come ci si fa a appassionare di politica per un giovane se la politica si è ridotta a uno scontro tra personaggi e non uno scontro eventualmente democratico, pulito, tra prospettive su cui impegnarsi? Quanto alla domanda che veniva posta rispetto alle primarie che io avrei potuto dovuto accettare, io sono sempre più convinto di quello che ho ritenuto di fare insieme a tanti altri con cui mi sono confrontato. Quello che separa me da certi personaggi del PD di questo territorio, mi riferisco al segretario Giorni, all'onorevole Agostini e non solo a loro, è proprio una diversa idea di politica. Per quanto mi riguarda, la politica è ragionare, ascoltare e assumere una posizione che non deve essere condizionata da logiche di scontro o di alleanza. È una posizione che si confronta alla luce del sole con le altre posizioni. Potrei fare degli esempi. Il PD, pur di mettermi in difficoltà perché aveva deciso, a prescindere dai meriti, dal consenso, di rompere con me per distruggere un'esperienza amministrativa che minacciava certe leadership locali, di utilizzare i problemi della gente per appunto dar conto di una diversità. Non parliamo della divisione della provincia di Ascoli e Fermo come se io avessi fatto la legge, quando invece il mio partito è stato l'unico partito che non l'ha votata, è stato l'unico partito che non l'ha votata e quindi io avrei regalato la provincia di Ascoli a quella di Fermo. Ma potrei fare un esempio degli ingegneritori. Sì, poi concludiamo. Brevissimamente, perché i cittadini lo devono sapere. Basta riguardare la cronaca dei giornali. Prima se ne esce l'onorevole Agostini dopo la sua elezione alla Camera dicendo che nel Piceno bisognava fare ingegneritori. Non c'era emergenza rifiuti, non si capisce perché. Perché sapeva che toccava un tasto dolente e io non ero d'accordo. Poco dopo presentano pure una mozione in consiglio comunale provinciale per mettermi in difficoltà. Alle elezioni fanno l'accordo con i Verdi e decidono di togliere l'ingegneritore del programma. Il giorno dopo il candidato del Partito Democratico Mandozzi fa la conferenza stampa e dice: noi non siamo come Celani che siamo a favore degli ingegneritori. Cioè, prima questo problema del trattamento dei rifiuti è diventato un grimaldello per far saltare un'amministrazione. E allora, io sono capace di confrontarmi con tutti, ma non con chi non crede in quello che dice e sostiene delle cose perché vuole usarle. Allora non c'è possibilità di fare un metro di strada con loro. Quindi, ammesso che avessi vinto le primarie, cosa che era possibile, non lo dico per presunzione ma dal clima che si respirava, poi come avrei potuto governare altri 5 anni con persone che stavano lì soltanto per fare tattica e non per cercare di con me trovare delle soluzioni migliori mediando, ma cercando soltanto posizioni di potere e leadership sul territorio?